scusate se la convocazione di questa conferenza stampa è intervenuta un po' rapidamente e se vi abbiamo fatto aspettare qualche minuto, ma l'esigenza è nata dopo la votazione sulla CDA della RAI di ieri e non solo in funzione di quella votazione, ma in funzione di un esame che abbiamo cominciato, mi sentite? Di un esame approfondito che abbiamo cominciato a fare della situazione in Italia della opposizione. Non dico delle opposizioni perché c'è un solo gruppo di opposizione. Su questo io ho piacere semmai di intervenire più avanti, ma vorrei subito lasciare la parola al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e ai tre presidenti dei gruppi, Luca Ciriani del Senato, Lollobrigida qui alla mia destra, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, e il capogruppo Fidanza della rappresentanza di Fratelli d'Italia in seno al gruppo dei conservatori in Europa. Cominciamo con te, Fabio. Non spostare, così non spostano tutti i microfoni. Noi ci spostiamo noi. Così è la cosa. Ci spostiamo noi, guarda. Intanto buonasera a tutti. L'iniziativa sicuramente scaturisce dal triste episodio che ha visto il Parlamento italiano protagonista nella giornata di ieri in ordine alla nomina dei consiglieri d'amministrazione della televisione radio di Stato, quindi della RAI, del servizio pubblico di informazione per antonomasia. Votazioni che di fatto hanno infranto una lunga tradizione. Ragione per la quale siamo sufficientemente in ansia, preoccupati, non già per quello che attiene le sorti di Fratelli d'Italia, perché penso abbiamo dimostrato più e più volte di non avere particolare predilezione per l'occupazione di poltrone, ma sicuramente abbiamo attenzione rispetto alla necessità di far stare in equilibrio la democrazia italiana. E abbiamo avuto purtroppo diversi segnali che questo desiderio di non declinare la democrazia verso forme assai più preoccupanti, fino addirittura a una sorta di derive, possiamo chiamarle così, insomma, forzando giustamente la mano dal punto di vista dialettico, derive totalitarie, perché la democrazia in quanto tale si deve per forza articolare, se è autentica, intorno a un concetto di pluralismo dell'informazione. Se non c'è pluralismo dell'informazione, difficilmente ci può essere democrazia. E noi in questo momento tecnicamente abbiamo comunque tutto ciò che ruota intorno all'informazione pubblica monopolizzato da ieri sera dalla maggioranza e dal governo. Rammento che si tratta del Consiglio d'amministrazione, passaggio già fatto, ma abbiamo la presidenza della Commissione di Vigilanza RAI. Di norma, sempre per consuetudine, all'interno della RAI, proprio per garantire questa forma di equilibrio istituzionale, la presidenza del Consiglio d'amministrazione della RAI è sempre stata condivisa, almeno, se non addirittura espressione diretta dell'opposizione. E con le votazioni di ieri invece, diciamo, questo segmento centrale, a maggior ragione oggi che siamo comunque nella civiltà dell'immagine, nella società dell'informazione, dove imperversano le comunicazioni di massa, va da sé che se ieri questo principio valeva, oggi vale 10 volte tanto. Quando conoscemmo la fase critica
della ridefinizione del Copasir nel mutamento delle forze parlamentari che andavano a comporre il nuovo governo Draghi, abbiamo iniziato a porre la questione, proprio perché c'era una resistenza, addirittura una resistenza che andava a contravvenire una legge dello Stato, insomma, è parentesi chiusa, però insomma è un dato di fatto che abbiamo dovuto faticare non per avere una posizione, ma per avere la posizione che era determinata da una legge della Repubblica Italiana. Abbiamo faticato persino ad avere una cosa che era esplicitamente prevista nel nostro ordinamento. Dunque, e concludo, parlammo della necessità di capire informalmente o formalmente quali fossero i diritti dell'opposizione. Ne abbiamo parlato anche, non siamo stati soli, lo hanno fatto fior fiore di costituzionalisti, di necessità di varare uno statuto dell'opposizione. In diverse democrazie avanzate esiste lo statuto dell'opposizione. Non si può certo sopportare l'idea che ci si possa trovare in una sorta di regime di arbitrio gestito da chi governa e dalla sua maggioranza. Io penso che sia necessario, poi sentiremo ovviamente i due capigruppo, anzi tre, c'è anche il capogruppo al Parlamento europeo, ma io penso che comunque sia necessario un intervento da parte delle massime autorità italiane per ristabilire una forma di equilibrio nel perimetro delle garanzie democratiche e delle garanzie costituzionali. Penso che quando si parla di necessità di appello a mettere nero su bianco uno statuto dell'opposizione o comunque a declinare i diritti dell'opposizione, automaticamente si sta parlando con i presidenti di Camera e Senato. Non è che lo possiamo scrivere noi in maniera unilaterale un eventuale decalogo di quelle che sono le principali vicende che devono vedere per forza di cose coinvolta l'opposizione, perché non appartengono alle competenze di un esecutivo ma appartengono al sistema di equilibrio fin qui citato, che non può non prevedere anche una voce in capitolo espressa dall'opposizione. Dunque c'è un tema di deficit di garanzie in questo caso che colpisce il mondo dell'informazione pubblica, ma ritengo che ci sia complessivamente una sorta di confusione cosmica all'interno della quale occorre proiettare, avere per punto di caduta comunque una iniziativa che non veda l'opposizione mortificata a fare di volta in volta delle richieste, perché questo non accadeva neanche all'epoca dell'arco costituzionale, quando, è l'ultima battuta che faccio, persino il Movimento Sociale Italiano all'interno della RAI aveva, diciamo così, una presenza, una posizione, perché la RAI non è una cosa privata e non è neanche una cosa che appartenga al governo in quanto tale. È un sistema, ripeto, di equilibrio che non può non prevedere comunque una funzione di vigilanza, di controllo, di presenza dell'opposizione. Quindi questa è l'ultima battuta che ho fatto, volutamente rivolta a una fase complicata della democrazia italiana in cui successivamente alla Seconda Guerra Mondiale nessuno ha pensato di entrare a gamba tesa su organismi di proprietà dello Stato e dei cittadini per applicare precetti ideologici. Non valeva allora, penso che sia davvero surreale che qualcuno questo principio lo faccia valere ora, come giustamente ci ha ricordato Giorgia Meloni nelle sue recenti dichiarazioni. Non so chi è che parla dopo di me. Io direi capogruppo alla Camera. Lollo Principe, però non chiamiamo Lollo, ma voi sapete che è Lollo Principe. Il Presidente Rampelli ha già puntualizzato alcune degli elementi importanti di quello che delle ragioni che ci hanno spinto ad organizzare una conferenza stampa oggi
che spieghi quello che Fratelli d'Italia, forza di opposizione in Parlamento, anche in numeri ridotti, perché ricordiamo che noi contestiamo la legittimità di un Parlamento che non può andare a votare, non perché ci sia omogeneità tra le forze politiche che compongono la maggioranza, ma perché c'è stato un allarme derivante dal Covid che in Italia è stato interpretato come l'impossibilità di votare per le elezioni politiche. Si possono votare le amministrative, si possono votare i collegi che servono a Letta per essere eletto, ma i cittadini italiani non possono avere un Parlamento legittimato. Ma nonostante queste, la Fratelli d'Italia sia un partito non particolarmente ampio in termini di composizione di gruppo alla Camera e al Senato, è un partito che viene rilevato come il primo partito italiano da alcuni autorevoli sondaggi. Ci siamo trovati ieri di fronte alla condizione nella quale in Parlamento i quattro membri eletti dall'Aula sono stati eletti e spartiti tra le forze di maggioranza. E diciamo che è la prima volta nella storia italiana, nella storia repubblicana, nella quale la opposizione è stata esclusa. È stata esclusa l'opposizione, è stato escluso il primo partito italiano, il primo, il secondo, non sappiamo, forse pure il terzo, un partito particolarmente rappresentativo in un'azienda pubblica pagata da tutti i cittadini italiani. Oltretutto le due nomine effettuate dal governo che passeranno nelle commissioni sono persone che hanno un orientamento specifico, noto, certamente ascrivibili all'area della sinistra. E poi in consiglio di amministrazione della RAI c'è un settimo elemento che è stato eletto dai dipendenti. Ecco, pochi minuti fa è uscita una dichiarazione molto forte del consigliere Laganà, persona certamente non ascrivibile alla destra, che denuncia la gravità del fatto che in quell'azienda c'è stato l'assalto alla diligenza, una lottizzazione tra i partiti e gravissimo la esclusione della minoranza parlamentare di un pezzo d'Italia. Stessa cosa ha fatto un autorevole sindacato italiano come Lusigrai nella giornata di oggi, rappresentativo di un gran numero di giornalisti Rai, sindacato certamente non ascrivibile alla destra, che denuncia un vulnus che in questa nazione va a sommarsi a un'altra serie di criticità che noi in questi mesi avevamo denunciato. Noi siamo fuori dal CSM, siamo fuori dalla Corte Costituzionale, non abbiamo rappresentanti nelle commissioni bicamerali d'inchiesta che di solito vengono attribuite alla minoranza, le ultime quelle legate al potenziale omicidio di David Rossi. La commissione d'inchiesta serve a verificare che cosa è successo, la vicenda della Mobi, la vicenda di Bibbiano, nelle quali la maggioranza si è arrogata il diritto, in contrasto con un principio dettato dalla prassi, dalla consuetudine, che prevede che l'opposizione sia rappresentata. Addirittura per storia, fino a un paio di legislature fa, le commissioni d'inchiesta venivano tutte presiedute dalla opposizione, proprio come garanzia di equilibrio, cioè chi governa e chi controlla, ed evidentemente le due cose si tende a non sommarle in una democrazia legittimata dai fatti, per evitare quello che noi abbiamo prima sottolineato come un governo che rischia di diventare autoritario perché sostenuto da un Parlamento non legittimato che agisce in modo come quello che abbiamo visto ieri. Vi permetto di sottolineare un altro fatto. Il collega ed amico Giampaolo Rossi, consigliere di amministrazione della RAI, è stato considerato uno dei migliori consiglieri di amministrazione che c'è stato nell'ultimo corso. Quindi non solo si decide di escludere l'opposizione, ma si decide di escludere un consigliere dell'amministrazione particolarmente valido, che ha avuto capacità di guardare all'interesse dell'azienda e non all'interesse dei partiti, ed è una delle responsabilità che gli sono state attribuite da alcuni. E questo lo vogliamo dire con chiarezza. Tant'è vero che alla Camera, non conosco i dati del Senato, ma alla Camera Giampaolo Rossi ottiene un risultato molto maggiore rispetto alla composizione del gruppo di Fratelli d'Italia, che è composto da 35 deputati, ottiene 74 voti. Perché ottiene 74 voti? Per l'apporto, e li voglio ringraziare, di Coraggio Italia, che si è ribellato all'interno della maggioranza a un diktat che prevedeva una spartizione che escludesse un pezzo d'Italia rappresentato in Parlamento da Fratelli d'Italia, e poi ma non arriviamo a quei numeri, e un'altra serie di parlamentari che si sono ribellati a questo tipo di impostazione, che porta ovviamente ad avere un consiglio di amministrazione non solo sbilanciato politicamente, ma istituzionalmente non rappresentativo di una dialettica democratica corretta. Quindi
Io credo che si possa fare un appello chiaro alla necessità di un riequilibrio che permetta agli italiani di sentirsi tutti rappresentati nelle istituzioni, che si tenga conto che per paradosso noi abbiamo una situazione nella quale il Consiglio di amministrazione è detenuto dalla maggioranza, ma anche la Commissione di vigilanza è detenuta dalla maggioranza, altro caso atipico. Noi crediamo che di fronte a questo si debba prendere anche atto e magari verificare le condizioni, perché il Presidente della Vigilanza Rai, per la prima volta di maggioranza durante la storia repubblicana, prenda atto di quello che è accaduto e magari rimetta il mandato. Questo potrebbe essere un segnale fin da subito per garantire l'opposizione. Poi quando uno dice: ma l'opposizione siete solo voi, venisse qualcun altro con noi e noi saremmo ben lieti di accoglierlo, perché Fratelli d'Italia ritiene di essere una forza politica che con coerenza, con lealtà, ha mantenuto gli impegni con gli italiani, compreso l'impegno di garantire la libertà in questa nazione, che è stata messa più volte in discussione. Ci siamo trovati con gli amici del centrodestra a difendere i principi di libertà. Qualcuno, passando nei banchi della maggioranza, sembra essersene dimenticato. Grazie, grazie, ma funziona questo microfono? Se non funziona non è grave. Il senatore Luca Ciriani è il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, lo sapete bene, e ha la parola naturalmente, avete perso dei fogli, ma non è Sì, grave. grazie. Quello che è accaduto è molto grave, l'ha detto la Presidente Meloni, l'ha detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, e vorrei riassumerlo in una battuta, che però è una battuta amara. È accaduto talvolta che forze politiche abbiano chiesto con proposte di legge la privatizzazione della RAI. Beh, la privatizzazione della RAI è un fatto concreto, è avvenuto nel momento in cui la RAI non è più la radiotelevisione pubblica degli italiani, ma è a esclusivo servizio della maggioranza, che l'ha privatizzata per le proprie finalità. È il Consiglio di amministrazione che rimarrà in carica oltre il rinnovo del Parlamento, che sia nel 2022 o nel 2023. La Commissione di vigilanza dovrà stilare i regolamenti sulla par condicio e sull'utilizzo della televisione pubblica in occasione del rinnovo del Parlamento, e anche questo è un fatto molto grave. Fratelli d'Italia è certificato anche oggi da un sondaggio Euromedia sulla stampa il primo partito in questo momento in Italia. La RAI non è soltanto la radiotelevisione pubblica di tutti gli italiani, pagata con la bolletta, neanche col canone in bolletta da tutti gli italiani, ma è anche la più grande agenzia culturale di questo paese. E non si capisce perché il mondo culturale che la destra rappresenta debba essere escluso ancora una volta dalla rappresentanza all'interno del Consiglio di amministrazione, anzi, per la prima volta in maniera così grave. Quindi il nostro appello è che queste cose cambino, perché sono intollerabili, e perché si aggiunge questo fatto, questo sfregio al ruolo dell'opposizione, a quello che è già avvenuto purtroppo in questi mesi, in questi anni. Fratelli d'Italia è stata esclusa dalla presidenza delle commissioni d'inchiesta, delle commissioni speciali, delle commissioni bicamerali, nella nomina degli organi costituzionali, di tutti i sistemi di vigilanza e di controllo, ad eccezione del Copasir, con tutte le difficoltà che voi avete conosciuto e che conosciamo. Quindi la situazione non è per noi tollerabile, non a difesa di una volontà di occupazione di spazi di potere o di poltrone, ma a rappresentanza del 20% degli italiani, che pagano il canone, che voterebbero Fratelli d'Italia, che devono essere rappresentati dal servizio pubblico della radiotelevisione italiana. Carlo Finanza è il capogruppo della delegazione italiana nel gruppo dei conservatori europei. Grazie Ignazio e buon pomeriggio. Ma io voglio, nell'associarmi naturalmente alle considerazioni dei colleghi, evidenziare un paradosso molto significativo, perché proprio mentre noi oggi prendiamo atto amaramente e protestiamo e ci indigniamo rispetto a quello che è avvenuto ieri nel Parlamento italiano, illustri esponenti della politica italiana ed europea propongono l'espulsione sostanzialmente della Polonia e dell'Ungheria dall'Unione Europea per le note vicende di cui insomma si è parlato molto nelle ultime settimane. Allora pensate che nella ultima relazione annuale sullo Stato di diritto nel 2020 che la Commissione Europea ha redatto per quanto riguarda l'Ungheria,
è stato evidenziato come uno dei fatti più gravi che porterebbero a quella che viene ritenuta una grave violazione del pluralismo, uno degli elementi che hanno portato l'Ungheria ad essere definita una democrazia illiberale, una scelta del governo ungherese di nominare i 5 membri del Consiglio dei Media, così si chiama l'organismo di vigilanza sulla radiotelevisione pubblica in Ungheria, bypassando di fatto le prerogative parlamentari previste dalla legge ungherese. Sulla base di queste osservazioni va avanti la procedura cosiddetta dell'articolo 7 per violazione dello Stato di diritto, in base alla quale l'Ungheria viene sottoposta oggi a tutta una serie di ripercussioni e minacce di tagli dei finanziamenti, fino a che qualcuno addirittura ne propone l'uscita dall'Unione Europea. Allora vorremmo sapere che cosa c'è di diverso tra quello che è avvenuto nel caso ungherese alcuni mesi fa, che ha portato addirittura la Commissione Europea a rampognare il governo ungherese, a definirlo una democrazia illiberale, ad aprire le procedure dell'articolo 7, e quello che è avvenuto ieri nel Parlamento italiano, laddove la maggioranza di governo ha fatto esattamente la stessa cosa, l'ha fatto praticamente negli stessi numeri, 4 su 4 anziché 5 su 5, ma la sostanza non cambia. Eppure nessuno di quelli che a sinistra si indignano per l'Ungheria si è indignato ieri quando si sono accaparrati le poltrone dei consiglieri d'amministrazione della RAI, nessuno a Bruxelles, nei palazzi della Commissione Europea, si indigna per la violazione del pluralismo e per la mancanza di libertà nei media pubblici, come si indignano per l'Ungheria. Ecco, allora noi vogliamo evidenziare con forza questo paradosso, vogliamo richiamare chi ha responsabilità importanti, e a Bruxelles ad esempio la Presidente von der Leyen, nell'indicare quelle che dovrebbero essere le modifiche sullo Stato di diritto e la libertà dei media che vengono chieste ad altri paesi, affinché la stessa cosa venga chiesta all'Italia, e interrogheremo da questo punto di vista in queste ore la Commissione Europea, proprio perché si valuti l'apertura di un'analoga procedura, perché se violazione del pluralismo c'è in Ungheria, violazione del pluralismo c'è stata anche in Italia ieri sera, ed è gravissima, ed è forse ancora più grave perché, come evidenziavano i colleghi, questo avviene non da parte di partiti che oggi godono di una maggioranza chiara nei cittadini italiani, ma che è avvenuta, diciamo, nei confronti o contro un partito che ad oggi è appunto ampiamente suffragato, perlomeno dalle indagini demoscopiche, e che rappresenta una parte importante e consistente dei cittadini italiani che si ritrovano senza rappresentanza nella gestione e nel controllo della televisione pubblica. Grazie. Prima di lasciare lo spazio alle domande, a volte il sale sta in coda, vedi, io voglio aggiungere qualcosa. Prima di tutto di ordine generale, quando la legge prevede espressamente non solo il diritto della minoranza, come è avvenuto per il COPASIR, dove ricordo abbiamo ottenuto il presidente, ma la legge prevedeva anche che il 50% dei componenti fosse dell'opposizione, e abbiamo fatto finta di non accorgercene che non viene rispettata, ma quando la legge prevede il voto limitato del Parlamento in una elezione o il voto qualificato, sapete cosa vuol dire? Voto limitato vuol dire che, come ieri, se ne devi eleggere due non puoi dare più di un nome. Perché lo fa? Lo fa perché la maggioranza non occupi tutti gli spazi. Quindi c'è una previsione di legge o di regolamento, a secondo dei casi, che va nella direzione obbligatoria di favorire la presenza delle opposizioni. Questa cosa viene sistematicamente ignorata, bypassata, con accordi, con sotterfugi e con cose di questo genere. Questa volta il fatto è così macroscopico, perché mai nell'Italia repubblicana si era arrivati ad una RAI a un solo colore maggioranza. Poi i colori nella maggioranza sono diversi, ma questo è un problema di chi ha scelto di fare quella maggioranza multicolore, ma mai la maggioranza si era riservata tutti i posti possibili e immaginabili. Tant'è che, l'hai ricordato, ai voti nostri alla Camera se ne sono aggiunti altrettanti, tant'è che esponenti di Forza Italia, cito Vito perché è quello che è uscito più all'aperto, ma da me ne sono venuti almeno 10, dice: ma che cosa stanno combinando? Chi è che l'ha presa questa decisione? Penso a Lusig Rai, che mi trovo a dare ragione, non l'avrei mai creduto,
a un sindacato che ho sempre ritenuto di sinistra e gli chiedo scusa questa volta perché ha avuto l'ardire di dire: ma come vi permettete di non dare nessun ruolo all'interno di un servizio pubblico alla opposizione? Certo, la possibilità di rimediare esiste, non lo so, se ne devono occupare Mattarella, perché non può il Presidente della Repubblica girarsi dall'altra parte. Io ho grande stima, non da ora che è Presidente della Repubblica, posso permettermi di dire anche, se non amicizia, qualche cosa di simile, pre-presidenza con Mattarella, ma credo che questa volta la sua moral suasion debba farsi sentire. Lo stesso il Presidente Draghi, vero che ieri non toccava a lui partecipare, ma è solo Ponzio Pilato che ha sbagliato lavandosi le mani, e quindi non possiamo aspettarci da un presidente autorevole come Draghi che copi Ponzio Pilato. Vorremmo che ci fosse un intervento. Qual è l'intervento riparatore? Ma non riparatore per Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia ha scelto di non avere ministri, ha scelto di non avere sottosegretari, ci hanno implorato di entrare al governo, non ci siamo voluti andare, e non ci vengano a dire per calcolo di crescita, perché in quel momento tutti dicevano che avremmo avuto un tracollo elettorale, non dimentichiamocelo, non andando al governo. Ha scelto di non pretendere le presidenze delle giunte. Voi sapete che le giunte per regolamento e per prassi vanno all'opposizione. Su 3 giunte, 2 alla Camera e 1 al Senato, una è di Fratelli d'Italia perché l'abbiamo avuta all'inizio della legislatura, prima di questa maggioranza. Altre 2 adesso avrebbero dovuto essere cedute all'opposizione. Non abbiamo chiesto e non le chiediamo, non ci interessa. Non è una poltrona in più o una poltrona in meno che ci cambia la vita. A gente come me e come quelli che stanno qui, l'opposizione non fa proprio paura, ci possiamo stare per 100 anni. All'Italia che fa paura una maggioranza come questa, non a noi la paura di stare all'opposizione. Allora, detto tutto questo, il modo per rimediare lo potete immaginare. Uno c'è, lo dico io. Perché la vigilanza Rai, a sto punto, deve rimanere al signor Baracchini? Con tutto il rispetto del signor, si chiama Baracchini, tutto il rispetto per lui, per i suoi rapporti umani, personali, per tutto quello che vuole. Ma a questo punto non c'è più una logica. Noi non abbiamo rivendicato quel ruolo perché, ripeto, non abbiamo la bulimia delle posizioni. Ma non è immaginabile, non per noi, per il sistema, che all'interno dei sistemi di controllo della RAI, specie non avendo più nessuno nel consiglio d'amministrazione, l'organismo parlamentare di vigilanza e controllo non sia l'opposizione. È su questo che io mi appello a tutti coloro che hanno una possibilità di moral suasion, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio, ai responsabili dei partiti di maggioranza, tutti, non solo il centrodestra. È una mia perorazione personale. Vedo che Giorgia sta rimanendo giustamente silenziosa, non voglio dire distaccata, silenziosa, perché vuole capire le ragioni di questo atteggiamento incomprensibile. Io mi sono interrogato: cui prodest? Ve lo ricordate che dicevano sempre cui prodest quando c'erano gli atti di terrorismo? A chi serve? A chi serve questo posto in più? E perché l'hanno fatto? Per cupidigia di potere? Va. Per bulimia? Può darsi. Mangiare quello che si può. Per dispetto, perché voi avete preteso che cosa? Boh, non so cosa abbiamo preteso finora. Il Copasir a metà con tutti gli altri che non abbiamo chiesto. O per calcolo. A pensar male si fa male, ma si indovina. Non c'è qualcuno che vuole sperare di creare un cortocircuito e far saltare il centrodestra? Non ci troverà alleati. Non riusciranno a far saltare i nervi, a dispetto di quello che il 99% degli elettori di centrodestra vuole, se lo mettano bene in testa i nostri alleati, e cioè che noi uniti si batta la sinistra e 5 Stelle. Se qualcuno, è il calcolo,
di creare i presupposti perché salti il centrodestra, lo dica apertamente, non usi mezzucci, non usi mezzucci, ripari il mal tolto in qualche modo, ne ho indicato uno importante, e ci faccia capire con comportamenti univoci che ha come obiettivo quello di andare appena possibile a chiedere agli italiani chi deve governare e a non creare condizioni per creare una prosecuzione, non si sa fino a quando, di governi non benedetti dal voto popolare o necessariamente figli di accordi anche post elezioni per impossibilità di maggioranze. Noi siamo su posizioni diverse. La cosa che mi terrorizza di più nel voto di ieri è che non si tratta, magari, temo, che non si possa trattare di cupidigia, di bulimia o di dispetto. Dio non voglia che si tratti di calcolo. Non troveranno una sponda in Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, e ringrazio Giorgia per il suo comportamento distaccato in questo momento, anche se non felice per quello che è successo, proprio per non offrire sponde a chi vuole la rissa nel centrodestra a tutto vantaggio dei nostri avversari. Per noi è un fatto più importante di qualunque posto questo, più importante di tutto. Mi pare di avervi detto tutto, mi pare di non dover aggiungere altro, mi scuso se ho lasciato in fondo questo aspetto che va oltre la mancanza di rispetto istituzionale del voto di ieri, ma che entra nel vivo dei rapporti delle coalizioni e del futuro dell'Italia. A voi le domande. Prego. Proprio questa mattina, parlando con Salvini, ponevo la questione del CDA Rai. Lui rivendica la scelta del Parlamento nella nomina dei vertici Rai, quasi a scaricare sugli altri un po' la responsabilità. Ora l'appello che fa, o meglio, il sospetto che ha l'onorevole La Russa, un po', mi richiamo ovviamente a Salvini, io credo si riferisca principalmente a lui. A nessuno e a tutti. Non mi riferisco principalmente a Salvini. Non ho fatto il nome di Salvini, non ho fatto il nome neanche di un partito. Io ho detto qualcuno. La gallinella, la prima che canterà sarà quella che avrà fatto l'uovo. Io allora le chiedo, qual è secondo lei, secondo i ragionamenti che ha fatto, la persona che avrebbe interesse, un soggetto politico che avrebbe interesse a creare questo spazio? Io mi auguro nessuno, io mi auguro nessuno. Ho detto che preferisco che sia per dispetto, per bulimia, per cupidigia, ma è evidente che chi si trovasse bene, Salvini non fa parte materialmente, lui personalmente, del governo, ma chi si trovasse bene in una maggioranza multicolore, chi volesse perpetuare un sistema del genere, boh, se il centrodestra c'è, boh, ma se non c'è forse tanto meglio. Quindi lei capisce la mia, non dico sospetto, quello che io vorrei che non fosse nella testa di nessuno. Nessuno si auguri che noi si concorra a far saltare i vincoli di centrodestra. Rispetto a Mattarella, cosa si aspetta? Adesso faccio parlare gli altri. Mattarella, esempio. Mattarella, io cosa mi aspetto? Ma il Presidente della Repubblica è intervenuto molte volte con moral suasion su cose importanti, su cose meno importanti, su cose decisive, sul motivare la mancanza di possibilità di andare al voto perché c'era il contagio che, grazie a Dio, poi non c'è stato nel periodo in cui si sarebbe dovuto andare al voto. Può intervenire con le forme e i modi che vuole per ripristinare un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione. Lo stesso vale per Draghi. Presidente, lei ha parlato di riequilibrio e ha fatto un'ipotesi, no, quella della vigilanza. Le chiedo, vista l'esperienza che avete tutti politicamente, quale può essere invece un altro, cioè oltre la vigilanza, quale può essere il riequilibrio? Lollobrigida. Poi una seconda domanda. Avete fatto tutti riferimento al discorso dei sondaggi che vedono in questo momento Fratelli d'Italia primo o secondo partito, però tutti avete l'esperienza per capire e sapete benissimo che le nomine non si fanno sui sondaggi. Infatti nessuno ha fatto questo riferimento. Nessuno ha fatto. Non voglio per forza fare un discorso
che riguardi che solo il centrodestra, ma appunto avete parlato degli amici di centrodestra. Bene, la domanda? Se politicamente vi sentite traditi dal centrodestra, dai... Va bene, risponde, risponde Lollo Brigida. Ti voglio solo dire però, per onor del vero, che noi non abbiamo fatto riferimento ai sondaggi. Anzi, abbiamo detto, ti dico anche il nome, Rositani. C'è qualcuno che si ricorda questo nome? Rositani, ai tempi del Movimento Sociale Italiano, era negli organismi della RAI, del Movimento Sociale Italiano, quando c'era la convenzio ad excludendum. Non è mai capitato. E attenzione, aspetta! E Rossi è stato eletto presidente, è presidente componente del CDA, quando Fratelli d'Italia, cos'era? 4%? Al 4%. Quindi non c'è bisogno dei sondaggi. Fossimo anche all'1%, ma ci fosse il gruppo parlamentare, se non c'è il gruppo è diverso, ma se c'è un gruppo parlamentare, indipendentemente dal peso, come dimostra quando eravamo al 4%, quindi la cosa dei sondaggi siamo, non c'entra niente. Sul resto ti chiedevo quali sono le altre. Se ti sentite, allora, la questione che si tenta ogni qualvolta si richiama il principio delle istituzioni democratiche, si gira la questione dicendo è un problema tra voi e il centrodestra. Allora, in Italia esistono delle regole. Le opposizioni controllano, le maggioranze indirizzano. Esiste un'altra regola aurea, si rispettano gli impegni con gli elettori. Noi abbiamo svolto delle elezioni e si è formato un governo, non perché le forze politiche fossero convinte dell'utilità di mettersi insieme, ma costrette da una fase legata alla pandemia. L'autorevole espressione del Presidente della Repubblica, che ha dimostrato che quando vuole riesce ad intervenire in maniera attenta e puntuale sulle dinamiche anche parlamentari, perché le maggioranze si formano in Parlamento, il Presidente della Repubblica ha dato un indirizzo, alcune forze politiche hanno ritenuto di entrare nel governo, altre come noi hanno deciso di starne fuori ma avere un atteggiamento patriottico, quindi riconosciuto oggettivamente di contributo al sistema democratico, alla partecipazione attiva ai lavori parlamentari. Cosa succede? Noi ci troviamo oggi in un consiglio di amministrazione della RAI composto da 7 elementi, uno eletto dai dipendenti, ma che per definizione dello stesso eletto, la Ganà, dice la minoranza è fuori, quindi lui non si richiama evidentemente nemmeno alla minoranza parlamentare. Gli altri 6 sono tutti espressione delle forze di maggioranza. Il problema non è politico nei confronti di Fratelli d'Italia, ripeto, se domani mattina, anzi stamattina, tra un'ora, una delle forze che compongono il governo esce e va in minoranza, diciamo in qualche modo si sana la questione. Ma oggi nel consiglio di amministrazione della RAI l'opposizione, che pro tempore è Fratelli d'Italia, ha ragione lei, non si è votato, ma non ci hanno fatto votare. Quindi diciamo che anche un'opinione determinante non data dai sondaggi, ma data da una sensibilità che si registra nella nazione e che è stata corroborata da tutti i risultati elettorali avvenuti dopo le elezioni politiche del 2018, hanno visto una mutazione del quadro. Quindi uno in democrazia tende a non essere schematico, quindi misurare con l'accetta le vicende. Oggi è un quadro generale in cui l'opposizione non viene rispettata, come avviene nei sistemi autoritari. Il collega Fidanza ricordava come avviene anche nei sistemi democratici in cui i parlamenti vengono eletti, addirittura votano all'unanimità alcune leggi, sulla vicenda della legge ungherese in cui si discute, lì hanno approvato con un voto solo contrario, l'Europa interviene. Ecco, in Italia succede che le comunicazioni sono oggi tutte in mano alla maggioranza, la giustizia, CSM, la Corte Costituzionale, tutte in mano alla maggioranza. C'è un problema, una criticità. Il collega La Russa richiamava, il Presidente La Russa richiamava all'autorevole espressione del Presidente della Repubblica rispetto a questo quadro, quindi non c'è un litigio all'interno del centrodestra, c'è una parte del centrodestra, diciamocelo chiaramente, che si sta prestando a un quadro che non è quello che difendeva fino a quando era l'opposizione. Basta rileggersi gli interventi dei colleghi della Lega e di Forza Italia quando erano in opposizione, sulle libertà dei cittadini, sulle riaperture di discoteche, sul reddito di cittadinanza, sulle libertà costituzionali, e ci si accorgerà che da quando sono passati in maggioranza hanno mutato il loro atteggiamento. Ecco, noi li richiamiamo, nel senso dell'unità del centrodestra che noi continuiamo a rappresentare pienamente, alla tutela della cosa principale che abbiamo, il sistema democratico. Poi si ragiona di questioni legate ai partiti. Va bene, altre domande? Abbiamo finito? Grazie. Se ci sono cose che volete aggiungere? No.